cari amici di Scuola e Botte, oggi sono qui in una palestra di Brazilian Jiu Jitsu, giusto? Giusto. Come ci sono i tuoi fratelli a Nacoreta. Esatto. Come si chiama la palestra di Brazilian Jiu Jitsu? Perché ho visto che il logo è un po' particolare, vorrei di una stronzata praticamente. Allora, questa è Eterna Jiu Jitsu a Nacoreta, perché siccome ci sono più sedi, questa qua all'Eur è la nostra sede. Ma c'è una bella struttura, bella grande, è tutto tatami, giusto? Sì, tutto tatami e sono all'incirca 115 metri di tatami. L'abbiamo fatto tutto noi, progettato e montato da noi, insomma. Però oggi vediamo un attimino, mi spiegate un po' il Brazilian Jiu Jitsu nella pratica, giusto? E poi mi fate praticare un pochetto. Va bene. Praticare vuol dire che io provo a non essere menato e voi magari spiegate, mentre provate a non menarmi, a spiegare un po' le tecniche. Va bene. Allora, uno mena e l'altro spiega. Uno mena e l'altro spiega. Considerate, io sono vecchio, eh. Se mi rompete, mi ripagate. Calma, fanno tutti così. No, prima buttate le mani avanti, no, sono vecchio e poi te menano. Ok, dai ragazzi, adesso vi facciamo vedere un pochettino le tecniche, un po' le cose. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte. Sempre che non mi spacchino un braccio o qualcosa, perché sennò poi non posso fare più niente. Che faccio? Provo io con voi la tecnica in pratica. Perfetto, perfetto. Simone sdraiato a terra, oh, in una brutta situazione. Sdraiato a terra come? Ma dipende, per noi non è sempre una brutta posizione, anzi. Alcune volte quando uno sta a terra in basso nel jiu-jitsu potrebbe essere anche un vantaggio. Comunque questa invece è brutta proprio, l'hanno buttato per terra. Facciamo il nostro schiena a terra. Schiena a terra. Praticamente solo in faccia. Tu apri il sacco. Calcola, già mi sento tipico. Già è brutta. Poi da nuovo così è ancora più brutta. Poi con un uovo di grosso. Allora, ovviamente lui ti ha buttato a terra e si è andato a finire in questa brutta situazione. Oh. Da qua, oltre il peso, anche diventerà ancora più brutta perché lui ti afferrerà per il collo. Ah, la destra con Bart Simpson. Ok. Come ti libereresti da qui? Bella domanda. In che modo? Una cosa istintiva. Spingerei qua? Prova una cosa, questa cosa? Soft che non funziona. Non funziona, ok. No. Oppure un'altra cosa che ti verrebbe in mente per scappare, per ribaltarlo, per uscire. Ruoto! Mi spinge proprio a giocare. No, ma noi poi contrattacchiamo. Ok. O magari dipendi, eh. Vai, una rotazione. Perché ecco la detta così. No, no. Prova contro te. Vai, che questa è una posizione con uno che sta a pecora, io sono una pizza. No, così mi censurano pure il video. No. Allora, che devo fare? Aspetta. Provi a uscire, provo una cosa istintiva. Però lui non mi fa pressione. Fatti fare pressione sagula. Allora, io no, qua già sento. Ecco. Se faccio questo, peggio, ok, basta. Ah, già destrano. Ok. No, chiaramente questo è quello che farebbe. Farebbero tutte le persone normali. Le persone normali. Istintivamente ti viene da fare così. Ok. Però adesso vediamo la soluzione. Okay. Afferri con la tua mano destra il polso destro di Luca. Ok. Con la tua mano sinistra. Afferri, blocchi il braccio, okay. Poi ci sono vari modi, adesso fatto proprio in maniera grossolana. Incastri il tuo piede sinistro, a fianco al piede di Luca. Qua, esterno. Devi bloccare un lato. Adesso fai un ponte su una spalla, conosci il ponte? Sì. Il ponte veramente, alzi il bacino, però venendo in diagonale, cioè quasi in avanti, tentando di rigirarlo a sinistra, quindi ponte in avanti e poi li rigiri a sinistra. Ponte in avanti è questo? Sì. Sì. Ok. Perfetto. Ah, sali su. Bella figata. Guarda che fanno un filante lancio. Non sarebbe mai venuta, però. Il principio è quello. Però blocchi un lato per ribaltare come San Tavolino le tagli. Le due zampe, la stessa cosa. Perciò la cosa che ho fatto io sostanzialmente, cioè cercare di girarmi e andarmene,
finiva solo con uno strangolamento in pratica. Probabilmente sì. Quella è quel modo istintivo che hanno in parecchi, che nel jiu-jitsu, nelle prime lezioni, si tenta di togliere. Adesso situazione inversa. Ok. Tu in monta su di lui. Allora, l'unica cosa, tanto è molto grossolana questa, l'unica cosa, bacino sempre basso, quindi ginocchia un po' più su. Ginocchia un po' più su, uno più riesce a stare su con le ginocchia, meglio è. Okay. Bacino sempre basso, se no viene catapultato. Quindi peso qua dietro. Okay. Perfetto. Adesso. No, mi sembrava un po' troppo erotica questa cosa. Apposta, se ti metti un po' più avanti. Mettete un po' più avanti. Se trovi meno a disagio. Mi sembrava un po' troppo. Adesso, Luca che fa? La prima cosa per andarsi a difendere, per levare la pressione, li mette lui le mani sul collo. Le mani al collo, ok. Perfetto. Qui tu approfitti di questa situazione per attaccare, nello specifico, un braccio di Luca. Come fai? Allora metti un braccio dentro e uno fuori, cioè il sinistro, il braccio sinistro fuori. Ah, ok. Perfetto. E il destro dentro, appoggiandole tutte e due sul petto. Tutte e due sul petto? No, no, tutte e due petto. Sul petto. Come stai adesso? Una dentro, una fuori, tutte e due, tipo si fa l'animazione. Ok. E faccio a quella, però la strangolata. Ok. E tu che fai? Sali con... che era con ginocchio? So io il narratore. Scusa, ero montato la testa. Adesso devo far manichino. Devi alzare il piede destro, perfetto, e portare il peso del tuo bacino dalla parte sinistra, ok? Quindi come se dovessi guardare di là. Questo. Perfetto, un po' più sulla tua sinistra. Sinistra, sinistra di là, questo lato, bacino qua. Ok. Ok. Adesso, porti il tuo obiettivo qual è? Quello di portare la tua gamba sinistra oltre la sua testa. Okay. In ginocchio o alzata? No, alzata. Perciò alzo. Mentre la gamba... questo sempre peso del corpo, quindi della testa, sempre rivolto verso di me. Okay? Rivolto verso di te. Quindi passa il peso in avanti, perfetto. Vai, che questa l'hai vista da qualche parte. Vai, blocca. Chiava il braccio, porta adesso l'incavo del ginocchio davanti alla sua faccia. Ok. Ok, e vieni a terra. E vado a terra indietro. A terra portando il leva al suo braccio. Prendo il braccio a questo punto. No, quando a terra sì. Lo prendo. Puoi anche prenderlo. Vado giù. Guarda. Questa davanti la faccia. Questa davanti la faccia. Ginocchia strette. No, strette qua. Solo strette. Rimangono. Okay. Perfetto. Pollice in su. Sollevi un po' il bacino. Tutte e due le mani sul polso. Tutte e due sul polso. Sennò si scappa, perfetto, tira un po' su piano, se no mi fa male. Ok. Già c'è sta. Tira su con quanto tu era fatto, no? Okay. Ah, pensavo che era fatto da fuoco. No. Era preso dal disco. Ah, io seguivo lui. Quindi vai, continua, rompi. Bacino in su e piano piano il polso verso il tuo petto. Ok. Quando batte, lui lascia. Perfetto. Batti tu. Vai. Ok. Mettere le mani al collo. Come ha fatto tu prima? Come ho fatto io? Come ha fatto Simone prima? Di questa situazione per andare ad attaccare un braccio. Come farà? Palmo della mano sul petto, un braccio dentro e uno fuori. Perfetto. Adesso braccia tese ti servono per gestire un attimo il peso. Ok. Perfetto. Adesso, perfetto, piede a terra, sempre peso della testa verso di me e del bacino al contrario. Perfetto, adesso andrei a portare la tua gamba sinistra sopra davanti la faccia di Luca. Ok, una volta portata davanti la faccia di Luca, quindi appena sei riuscito a appoggiare l'incavo del ginocchio davanti alla sua faccia, andrai a terra. Prendo le braccia? Stendendo il suo braccio. Il suo braccio. Perciò lo devo prendere, blocca il polso. Puoi anche scendere senza, però se ti trovi bene, perfetto. Gamba sempre sopra. Sempre qua lui scappa, invece qua. Ginocchia chiuse, tutte e due chiuse, le donne quando c'hanno la gonna, perfetto. Adesso polso sul petto e piano piano. Alzi il bacino. Piano, vai, finché lui. Io sto andando. Non ci stavo raccontando. Stavo andando piano perché prima se avevo fatto.
No, piano, poi andava. Ci stanno quelli che magari tirano. Triste! Piano era, insomma, era. Perciò da posizione punta gli faccio un arm dopo sostanzialmente. Ah, questa è la leva al braccio. Che fa un male cane. Fa molto male. Perciò abbiamo visto sia posizione in svantaggio che posizione in vantaggio di monta sostanzialmente. Certo, queste sono posizioni base, vengono ripetute all'infinito con tutte le loro varianti. Ovviamente proprio i primi giorni si fa un lavoro del genere. Beh, ovvio, oggi noi stiamo a fare proprio la base della base della base praticamente. Allora ragazzi, giusto una curiosità perché io gli ho chiesto subito, ma dei due fratelli chi è più grande secondo voi? Lui o lui? Bella domanda. Io ho scoperto, ho indicato però con mio stupore, che il più grande è lui. Io avrei detto uguali o addirittura avrei detto Luca più grande, però non è un... Tanto dopo lottavo, voglio tanto dire. Devo lottare. Cioè, si è passato sui femori lui, quindi ha sbagliato. Allora, adesso vediamo sostanzialmente qual è la guardia del Brazilian Jiu-Jitsu, giusto? Sì, perché come dicevamo prima, il pugilato c'ha una guardia, la Muay Thai c'ha una guardia, ogni sport c'ha una sua guardia, pure il Brazilian Jiu-Jitsu ha una guardia. Certo. Allora, guardia, ovviamente nella box la guardia è con le mani. Quella classica. Nel Jiu-Jitsu è al contrario, è con le gambe. Ah. Quindi, diciamo che il principio potrebbe essere simile. Quindi tu con le tue gambe dovresti difendere i miei attacchi. Che in questo caso io per attaccarti okay, dovrò andare a cambiare angolo azione. Perciò è come lo scarto nel pugilato. Perfetto. Tu scarti l'avversario per portare essere fuori dalla sua guardia. Perciò sì. Se io stessi così tu mi hai scartato. Sì, se io sto qui, questa qui, termine tecnico è passato, noi ti abbiamo passato la guardia. Ah, ok. Chi sta sotto in guardia non sempre sta in svantaggio. Anzi, molte volte sta anche in vantaggio perché in guardia uno ha più possibilità, più opportunità d'attacco di chi sta dentro la guardia. Ok, la guardia più tipica, più famosa del Jiu-Jitsu è quella chiusa. Quindi tu con le gambe, okay, incrociate attorno al mio corpo. Questa qua adesso è per far capire la situazione, è la stessa identica posizione che stavamo facendo prima, solo capo volta. Prima stavamo così, tu a cavallo, quindi stai in vantaggio, potevi attaccare tu. Adesso sto dall'altra parte. Io qua sono bloccato dalle tue gambe, tu qua mi puoi ribaltare, quindi decidere se andare sopra di me, quella posizione di prima o altre posizioni dominanti. Puoi attaccare sia il mio collo, perciò lungo le mani, con tecniche di ghigliottina, di provare a fare lo stesso identico attacco che l'armlock, la leva al braccio. Perciò prendo il braccio, sì, questo. Però al contrario, mano sinistra sul polso e mano destra sul tricipite. Ok, adesso vai. Adesso vado io da qua. La sua mano la devi portare praticamente sulla tua spalla. Perfetto. Punto di riferimento, il gomito deve stare in linea con l'ombelico, più o meno, ok? Questo gomito non serve che sta per okay. Questo chiuso, questa mano va sulla spalla perché tu la dovrai tirare verso il basso, non ho l'altra mano, ad incrociare. Esatto. Tu gli rompi la postura così, ok? Questa mano ti serve appunto per farlo stare basso e ti aiuti con un piede sull'anca che sarà il piede sinistro in questo caso. Lo puoi mettere anche a terra, noi consigliamo sempre l'anca perché qui stai sempre chiuso, okay, e con gli adduttori stai attivo. Okay. In questo modo non può fare postura, ok? Questa gamba spinge, tu dovrai praticamente ruotare da quella parte, quindi la testa va da quella parte e il tuo bacino verrà verso di me. Vai, vai, esci. Spingi con questo. Bravissimo. Perfetto. Quella mano che stava sulla spalla adesso andrà a spingere sul collo di Fabio. Ad allontanare proprio, bravissimo. Questa gamba gli farei fare questo giro. Apri e diventa l'armlock come prima. Apri. Passa qui davanti, senza incrociare, senza ma le ginocchia si devono toccare. Cioè tu devi pensare come se volessi toccare. Non è facile. Così. Okay. Perfetto. Leva questa mano dalla spalla e vai sul polso. E adesso sali col bacino. Chiudendo sempre le gambe, spingi verso il basso con i talloni. Talloni verso il basso, così. Okay. Giù e su. Stai abbattuto.
e rifallo battere, fagli tutte le mani sul polso così non ti scappa. Ok, perfetto. Beh, non senti, pensavo perché ero iniziato da prima. No, ci ho pure fatto male, capito? Bravo. La parte più critica di questa tecnica è quella dell'uscita del bacino. Perché ho detto la parte più complicata? Perché molti pensano alla fine della tecnica, in realtà è tutto importante, da quando afferri il polso al tricipite e l'angolazione. Se tu c'hai un angolo buono che ti crei appunto con l'uscita del bacino, l'arm lock entra subito. Se tu non c'hai quest'angolo, difficilmente riuscirai a passare la gamba sopra il viso. Molti che fanno la prima lezione, ecco un attimo fa, ti fa esci col bacino e passa la gamba, poi i resetti nasali sono partiti. Ti prendono e ti passano la gamba così e ti danno la botta con la tibia, perché non escono col bacino. Se io non esco col bacino posso essere anche un ballerino, ma la gamba dall'altra parte sarà difficile farla passare. Mentre se io ho un angolo buono, in questo caso come hai fatto tu prima, qui esco, vedi, quando ti portiere sull'anca tutto ristretti, io esco. Fai così. Questa gamba andrà a sostituire la mano sulla sua spalla e questa mano adesso spinge. Da qui passa facilmente, vedi, la gamba passa proprio rasa al viso. Una volta che sto qui, tu che facci? Tenevi le gambe alte, quindi se spingo qua in realtà non porto le gambe, invece porto i talloni verso il basso e il bacino verso l'alto, qui. E controllo il polso. Altra cosa importante è qui l'arm lock. Molti che fanno? Lo tirano e il braccio su magari sta piegato da una parte o dall'altra, io devo andare contro il suo gomito. Perciò la cosa che fa più male sono le articolazioni che non possono essere piegate in questa direzione. Esatto. Infatti, perché così il gomito si piega quanto vuoi. In questo modo no, c'è un limite. Esatto. Infatti io devo controllare sempre il polso e andare nella direzione opposta del pollice. Se Fabio dovesse girare la mano da questa parte, l'arm lock non sarà più verso l'alto, ma lo tirerò in orizzontale, facendo leva sulla gamba. Usi il pollice per direzionare esatto contrario. Sì, è questa cosa, infatti. Ascolta, è vero. Sì, sì. Oh. Comunque mi aveva detto a sta palestra non venivano le pimpe, è venuto di chirico, porco cane. Accettiamo anche noi. Allora, oggi abbiamo visto praticamente le tecniche base del Brazilian Jiu-Jitsu. Avete visto qual è la guardia e una domanda che si faranno tutti, poi vedendo pure qua Alessio Di Chirico, grande campione, ti dico così, per un fammi menà. Non lo penso, però lo dico lo stesso. Me lo tengo buono praticamente. Tanto gli meno lo stesso. Mi vuole menare, deciso. Oggi il Perù ha detto, si è fissato, voglio menare Cicalone. Perché sta sui coglioni a tutti. Se lui lo mena diventa un eroe praticamente. Tu mangia tutta la gente che sto sulle palle. Sta a viaggiare, vabbè, continua. Vabbè, meni diventi un eroe di tutti gli haters. Vuoi mettere tutto pubblico guadagnato. Perciò voi avete visto che stiamo a terra, il primo avrebbe detto, oh, ma perché non gli hai dato un cazzotto in faccia? Perché non gli hai dato una gomitata? Perché questo, ragazzi, è Brazilian Jiu-Jitsu e non ci sono le tecniche di percussione. Comunque, se posso, comunque a uno forte a terra è difficile scaricare il ground and pound. Tutti pensano che tirare il ground and pound sia una cosa molto facile. Per esempio Luca, che ha una guardia molto attiva, sta ruffiano perché lì mi ha tirato triangolo. Sì, ma è proprio questo. È la mezza guardia di Fabio, che è il maestro di Luca. Sarebbe difficile scaricargli il ground and pound perché è una delle cose più difficili nell'MMA. Un maestro di questo, per chi volesse approfondire l'argomento ground and pound, è Khabib Nurmagomedov. Ce ne sono in pochi che fanno un grande paura. Che poi sei l'unico che sa il cognome di Khabib, perché lo chiamano tutti Khabib, nessuno ha mai detto il cognome. Khabib. Il famoso Khabib. Spero che sia piaciuto. Se volete possiamo vedere tecniche più avanzate, le cimenterò sempre io, sempre vista la disponibilità ovviamente dei fratelli Anacoreta. E se poi c'ha voglia ogni tanto di venire Alessio Di Chirico, che sta a pensare solo a mangiare, divertisse, donne, questo non pensa mai a come fare. Se sei ingelosisciato, se vi è il grande pound della donna. Lo vedete, non è un bel ragazzo, c'ha un rimocchio alle... Una mazza, ha deciso. Vabbè, a sto punto un fierisco. Vabbè ragazzi, scrivetelo nei commenti se volete vedere altre lezioni di Brazilian Jiu-Jitsu, dove se le devo provare direttamente io, se volete se le fanno tra di loro, perciò sicuramente più accademiche e più belle da vedere, o se volete che Luca mena Alessio per esempio, che potrebbe essere una cosa a me piace. Ci sarà sicuramente un live, qualcosa, visto che... Dai, faccio una puntata speciale su Twitch, dai, combattimento tra Luca Anacoreta e Alessio Di Chirico. Fatemelo sapere, e anzi seguitemi pure su Twitch. Ciao ragazzi! Ma che è Twitch? Ciao a tutti! Che cazzo è Twitch? Ciao ragazzi! Ma che è Twitch? Come che è Twitch? Ma porco Twitch è il futuro, Twitch, oh! Scuola di batte, siamo di scuola!